Allora, l'algoritmo che voglio introdurvi adesso è il cosiddetto algoritmo di merge sort, che è un ulteriore algoritmo di ordinamento. Prima di guardarne il codice, cerchiamo di capire qual è l'idea che c'è dietro. Allora, ragazzi, immaginate che io abbia il mio vettore vi ricordate quando abbiamo ragionato sull'algoritmo di merge che ci fondeva due vettori ordinati in un terzo vettore ordinato? Abbiamo detto, se io parto con due vettori disordinati e li voglio fondere e poi li voglio ordinare, che cosa mi conviene fare? Ragazzi, per piacere, viene la voce registrata, rovinate la registrazione della lezione. Allora, se io ho due vettori e li voglio fondere e ordinare, che cosa mi conviene fare? Li accodo in un unico vettore e poi lo ordino tutto? Oppure ordino separatamente i due vettori e poi li fondo già ordinati? Allora, partendo dall'idea che l'ordinamento ha una complessità quadratica, se i due vettori hanno lunghezze n1 e n2, io avrei una complessità quadratica per ordinare quello di lunghezza n1, quadratica per ordinare quello di n2, e poi l'algoritmo di merge abbiamo detto che è lineare rispetto alla somma n1 più n2. Allora, a me conviene più ordinare i due vettori e poi fonderli, piuttosto che fonderli disordinati e poi ordinare con complessità quadratica n1 più n2 al quadrato. Quindi abbiamo capito che se io ho due vettori disordinati, piuttosto che accodarli e poi ordinarli tutti interi, mi conviene prima ordinarli e poi fonderli, perché la fusione ha complessità lineare. Allora, domanda, ma piuttosto che ordinare l'intero vettore, non potrebbe essere più comodo che io lo divida a metà? Mi ordino questa parte qua, mi ordino questa parte qua e poi li fondo ordinati. È il cosiddetto concetto del divide et impera, cioè divido e guadagno in efficienza perché li ho divisi, ho ordinato una cosa che è più piccola, ma poiché la complessità è quadratica, mi conviene più ordinare separatamente i due pezzi e poi fonderli. Ma perché non iterare? Prendo questa parte qua, la divido ancora in due, ordino le due parti e le fondo, e la stessa cosa la ripeto qua. E vado avanti ancora fino a che dividendo non ho una roba che è lunga 1 e quindi la fusione è immediata. Beh, allora abbiamo capito che quest'idea è un'idea che si presenta intrinsecamente ricorsiva, perché come stessi dicendo, devo ordinare il mio vettore, lo divido in due parti, richiamo ricorsivamente l'ordinamento sulle due parti e poi li fondo. Allora, l'idea è proprio questa. Vediamo come la possiamo realizzare. Allora, questo è quel progetto di gestione vettori che vi ho già fatto vedere la volta scorsa. Aspettate che aumento un poco il carattere. Riuscite a vedere o aumenta ancora un po'? Allora, vedete, in questo avevo scritto una funzione ordina alla quale passo il vettore e il riempimento.
Poi l'utente sceglie quale algoritmo vuoi usare. Puoi usare select sort, insert sort, bubble sort o merge sort. Nel caso 1 chiamo il select sort, nel caso 2 l'insert sort, nel caso 4 chiamo il merge sort. Merge sort è una funzione ricorsiva. Notate che mentre questi algoritmi vogliono avere solo vettore e riempimento, il merge sort richiede di avere vettore, posizione iniziale, posizione finale. Perché? È un po' come l'algoritmo, la ricerca binaria. Io voglio sapere il vettore dove comincia e dove finisce, perché una volta te lo passo tutto, poi lo richiamo passandoti le due metà e così via. Allora, quest'idea così semplice di dividere, ordinare e poi fondere trova una realizzazione ricorsiva estremamente semplice. Allora, andiamo a guardare come è fatto l'algoritmo di merge sort. Ragazzi, poi ovviamente questo codice ve lo passo. Allora, l'algoritmo di merge sort è veramente di una semplicità straordinaria. Vettore, estremo inferiore, estremo superiore. Mi definisco la variabile m, la metto nel se e con i è minore di e con s, che cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente se e con i è uguale a e con s, che vuol dire? Che il vettore ha un solo elemento e quindi è già ordinato. Se e con i è minore e maggiore di e con s, vuol dire che il vettore è nullo. In tutti gli altri casi il vettore ha più elementi. Quindi se è vera questa condizione, allora devo ordinare un vettore e non restituire il vettore già direttamente ordinato. Perché se è vera questa roba, io non faccio nulla, esco, il vettore rimane tale quale è quello che è. Allora, mi calcolo il punto medio, e con i più e con s diviso 2. Richiamo ricorsivamente merge sort v e con i m. Avendo trovato il punto medio, ora devo scrivere v estremo inferiore e con i estremo superiore proprio questo valore m. Quindi questo è il primo vettore. Il secondo andrà da m più 1 da qui fino a e con s. Allora, l'algoritmo ricorsivo è merge sort v e con i m, e questo mi ordina la parte sinistra. Merge sort, chiamata ricorsiva v m più 1 e con s, questo mi ordina la parte successiva. Dopodiché, questo è quello che mi ha dato l'oracolo. Cioè, il mio problema è: l'oracolo mi ha dato miracolosamente i due mezzi vettori ordinati. Ora sta a me costruire la soluzione al passo n, nota la soluzione al passo n-1. Notate che qui c'è una doppia chiamata ricorsiva. Quindi questo è un esempio di algoritmo che ha una ricorsione più complicata. Non c'è una sola chiamata ricorsiva, ma ho due chiamate ricorsive. Quello che scrivo è un algoritmo di merge che fonde i due mezzi vettori ordinati in un unico vettore ordinato. Ragazzi, il programma è finito. Non ho proprio pensato a come ordinare. Ho fatto solo la chiamata ricorsiva. Qual è il caso base? Se non è vero questo, vuol dire che il mio vettore o ha un solo elemento o è nullo. A ogni chiamata ricorsiva, vedete, facciamo un esempio. Allora, la prima volta e con i vale 0, e con s ho 12 elementi, quindi e con s è uguale a 11. Quindi qua ho 11 più 0 che fa 11,
diviso 2 che fa 5. Questo è il valore m. Allora, la mia funzione, che qualcuno ha già fatto per me, mi dà la soluzione con questo mezzo vettore ordinato da 0 a 5. La seconda chiamata mi dà il vettore ordinato da 6 a 11. Quello che mi resta fare è fondere i due vettori. Quando faccio questa chiamata ricorsiva qua, ora gli sto passando un vettore v i cui elementi, guardiamo questa così è più chiaro, è come se gli stessi passando un vettore con gli elementi che vanno da 6 a 11. Questo è quello che lui ha. Quindi lui farà 11 più 6 fa 17, 17 diviso 2 fa 8. Questo, e lui richiama ricorsivamente la funzione per ordinare un vettore i cui elementi vanno da 6 a 8 e vanno da 9 a 11 e così via. Allora, io non voglio sapere, non mi interessa sapere come funziona questo, come fa l'ordinamento. Per me questa è la soluzione. Devo solo capire come faccio a fondere le due parti di vettori che sono già ordinate. Ragazzi, noi abbiamo visto l'algoritmo di merge, ma l'algoritmo di merge lavorava su tre vettori, vettore 1, vettore 2, e lo metteva nel vettore 3. Adesso noi abbiamo qui, supponiamo che questo è il caso, facciamo questo caso qui, che l'abbiamo richiamato e abbiamo ordinato questi, gli elementi 6, 7, 8 rappresentano un vettore, 9, 10 e 11 rappresentano un altro vettore. Sto guardando questa chiamata ricorsiva e sto facendo questo merge. Ora la domanda è, rispetto a prima mi trovo in un caso in cui ho, invece che due vettori, ho lo stesso vettore e ho due parti di questo stesso vettore. Però quello che voglio ottenere non è un terzo vettore ordinato, ma è tutto questo pezzo ordinato. Quindi devo lavorare su questo stesso vettore qui. Però l'algoritmo che devo utilizzare è un algoritmo che deve ancora avere una complessità computazionale lineare, altrimenti tutto questo gioco non serve più. Beh, allora, io parto dalla stessa idea dell'algoritmo di merge che abbiamo visto in precedenza. Mi basta far variare un indice da qui a qui, un altro indice da qui a qui, e utilizzare la stessa tecnica. Però qui c'è un problema. I dati che via via piglio, dove me li conservo? Perché per fare la fusione mi serviva un terzo vettore. Beh, allora in questo caso mi servirà un'area di memoria di appoggio che avrà quale dimensione? Esattamente la somma di queste due. Come me l'alloco? Dinamicamente. Quindi mi faccio un vettore allocato dinamicamente che ha questi elementi e applico l'algoritmo di merge, cioè confronto questo e questo, chi è il più piccolo? Questo, lo copio qua e incremento quest'indice. Quando uno dei due finisce faccio l'accodamento della parte residua. Fatto tutto questo, in questo vettore temporaneo ho accumulato i due vettori fusi. Qual è la complessità computazionale lineare rispetto alla somma di questi due? Che cosa devo fare? Devo ricopiare questi elementi qua dentro che ora stanno in modo ordinato. Quello che ho ottenuto è questo vettore ordinato in questa parte qui. Questo è tutto quello che io programmo, cioè mi devo fare una versione leggermente modificata della parte merge. Allora, lasciamo il merge sort che per me è già finito e andiamo a guardare l'algoritmo di merge. E tale quale a quello che abbiamo detto,
vettore, estremo inferiore, estremo superiore, m. Perché mi serve anche m? Perché un vettore andrà da Econia m, l'altro sarà da m più 1 a Econ s. Allora, dico I uguale Econ I, J uguale m più 1, cioè mi metto qui e nella posizione iniziale dell'altro, e poi mi alloco nella memoria dinamica un vettore B1, cioè un array B1, quindi questo è un puntatore intero, che ha come dimensione Econ S meno Econ I più 1. Quindi vado a prendere esattamente questo meno questo più 1. Dopodiché, questo è tale qua, è lo stesso algoritmo che abbiamo visto. Mentre I è minore di M e J è minore di Econ S, perché M e Econ S sono gli estremi, però rispetto a prima sto lavorando sullo stesso vettore V. Quindi mentre qua facevo V con 1 di V con 2 di J, qua sarà V di I e V di J. È lo stesso vettore, ma è come se l'avessi logicamente diviso in due parti. Se è così, V1 di K uguale V di I più più. Altrimenti, tale e quale a come abbiamo visto prima, V1 di K uguale V di J e faccio J più più. Quando finisce questo ciclo, con questo while, se I era minore di M vuol dire che devo ancora la parte residua accodata del primo vettore, altrimenti la parte residua accodata del secondo vettore. Poi c'è la copia. Ragazzi, notate questa copia, perché questa copia è fatta con la tecnica dell'indirizzamento relativo. Cioè, adesso qual è il problema? Uso questo algoritmo per farvi notare quest'altra cosa. Io devo copiare gli elementi a partire da qui e fino ad arrivare qui. Ma nel vettore V con 1 questi 6 elementi si trovano nelle posizioni 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No, sono 6 elementi, che sono questi 3 più questi 3. Allora, adesso devo fare un ciclo dove questo elemento non lo vado a copiare qua, ma lo vado a copiare qua. Allora, è chiaro che per il vettore V io devo andare da Econ I fino a Econ S con incremento K. Ma quali elementi devo prendere? Devo scrivere V con 1 di K meno Econ I. In questa maniera, quando K vale 6, io sto copiando V di 6 meno 6, cioè V di 0. Prendi questo e mettilo qua. Quando K vale 7, sto copiando V di 7 meno 6, cioè V di 1 qua. Allora, si dice che sto facendo un indirizzamento relativo, perché da qua li prendo a partire da 0, ma li vado a mettere qui spostati di un offset pari proprio ai Econ I. E quindi quando farò lo stesso ragionamento sulla parte sinistra, metterò le stesse cose e così via. Quindi con questa tecnica io sto copiando gli elementi ordinati esattamente nella porzione di vettore dove questi elementi mi servono. Ragazzi, questo è tutto quello che ho fatto, ma l'algoritmo di ordinamento, quindi ho fatto una piccola modifica all'algoritmo di merge, ma questa tecnica ricorsiva è di una semplicità straordinaria, cioè non ho fatto null'altro che richiamare il merge sort sulla parte residua del vettore. E il caso base si ha quando non è verificata questa condizione, perché esco senza fare niente. In pratica, che succede? Quando spacchettando questo vettore sono arrivato a tutti i vettori di lunghezza unitaria, di fondo, di fondo, di fondo, poi fondo le altre parti e vado avanti così. Quindi questo è quello che io ho scritto. Proviamo a eseguire questo programma.
inseriamo un vettore, diciamo 7 elementi, 12, 0, meno 3, 7, 6, 56, 9. Allora, lui mi dice che il vettore inserito è 12, 0, 3, 7, eccetera, eccetera. Vi ricordate, questo programma prima ci calcolava il valore minimo, medio e massimo, poi ci chiedeva di mettere un valore intero e vedere se lo trovava o no. Mettiamo il valore 4 e lui mi dirà che non l'ha trovato. Poi parte questo menu che mi chiede: seleziona un algoritmo. Proviamo a vedere con il merge sort. Parte il merge sort e mi dà il vettore meno 3, 0, 6, 7, 9, 12, 56. Fine funzione stampa, il programma è finito. Quindi vedete, questo algoritmo è veramente molto molto semplice e soprattutto la cosa interessante è che rende proprio chiara l'idea di come programmo quando lavoro in modo ricorsivo. Non mi occupo di come calcolo la soluzione, ma di come costruisco la soluzione partendo dai risultati della chiamata ricorsiva al passo precedente. Valutazione qualitativa, due cose. La prima è: esiste una versione iterativa di questo algoritmo? No. Questa versione potreste voi pensare di suddividere e andare in un ciclo, ma perdiamo l'efficienza dal punto di vista computazionale. Questa è una versione che è prevalentemente ricorsiva. Come faccio a capire qual è la complessità computazionale di questo algoritmo? Una dimostrazione formale richiederebbe l'introduzione delle formule di ricorrenza e vi ripeto, questo va al di là degli scopi di questo corso. Facciamone una valutazione qualitativa. Allora, c'è un dimezzamento. Allora, io quante volte dimezzo? Se ho un vettore lungo n, quante volte posso dimezzare questo vettore? E questo l'abbiamo già visto, lo posso dimezzare logaritmo in base 2 di n volte, più 1, se non è una potenza di 2, se il numero di elementi n non è una potenza di 2. Allora, a ogni passo di dimezzamento io devo fare una fusione, ma quanti elementi fondo? Ne devo fondere, diciamo, la prima volta, se questo ha 8 elementi, divido e poi fondo 4 e 4. Ma 4 più 4 fa 8, 4 più 4 fa 8, perché la somma la faccio sempre, la fusione la faccio con le somme. Quindi al primo passo devo fare una fusione di n elementi. Al secondo passo divido, questo ce n'avrà 2, 2, 2, 2, ma quando li fondo, fondo 2 più 2, 2, fondo sempre in base alla lunghezza di elementi. Quindi a ogni passo di dimezzamento la parte di fusione coinvolge sempre n elementi. Quanti dimezzamenti faccio? Logaritmo in base 2 di n. Allora, la fusione faccio logaritmo in base 2 di n volte la fusione di n elementi. La complessità computazionale, vi ripeto ragazzi, è una valutazione molto qualitativa, dovrei dimostrarvelo con un teorema, ma non è il caso di farlo adesso. Però qualitativamente si dimostra, qualitativamente lo capite, ma si dimostra in maniera analitica che questo algoritmo, anche nel caso peggiore, ha una complessità n log n. Abbiamo fatto un salto di qualità straordinario. Con tutto quello che abbiamo visto sugli altri algoritmi eravamo sempre quadratici come complessità. Qui abbiamo ottenuto un algoritmo che da un punto di vista teorico ha una complessità n log n. La semplicità di questo algoritmo è veramente straordinaria.